Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Nell'ultimo video abbiamo aperto insieme il calendario dell'avvento di Douglas Multibrand. Ecco, in questo video apriremo il calendario dell'avvento di Douglas che contiene all'interno i prodotti brandizzati Douglas. Il calendario si presenta così: sono due molto molto simili, quasi uguali. Questo è make up, appunto, questo è make up, e l'altro, sempre di Douglas, ha sempre questa immagine, però cambiano leggermente i colori sul treno, mi sembra. E quello è beauty, quindi ci sarà qualche prodotto in più, probabilmente di skincare. Anche questo dovrebbe essere solo make up. Io ho scelto di prendere questo. E adesso andiamo ad aprire insieme. Qui appunto vediamo Douglas Makeup, e il calendario dovrebbe chiamarsi Christmas Express. Adesso lo apriamo insieme. Ah, nella scatola, insieme al calendario, c'erano anche dei campioncini. Li prendo tutti. Quindi c'era questo di Lancôme, Le Vie Belle. Ok, un profumino. Poi troviamo questo di Yves Saint Laurent, Libre, penso. Al suo interno è così. Non li provo tutti adesso perché sennò non capisco più niente, poi visto che sono tanti. È un altro di Giorgio Armani. Sì, di Giorgio Armani. Questo. Al suo interno è così. Poi abbiamo Jean Paul Gaultier, si chiama Elixir Le Male, Elixir. Poi abbiamo questa è una crema Hydralife, crème sorbet limone, questa qui di Dior. Questa, diciamo, è tutto quello che c'è scritto dietro. E poi abbiamo se lo metto così forse è meglio, una piccola box di Givenchy, che contiene al suo interno il campioncino. Givenchy. Questo fa un profumo, si sente anche da qui, senza spruzzarlo, gli altri invece no. Quindi questi sono tutti i campioncini che ho trovato all'interno della scatola, insieme alle calendar. Givenchy, calendar, lo apriamo. Dentro si presenta, c'è proprio il trenino, mi sembra di vedere allo specchio. Questo come sempre lo attacchiamo qui, con tutto quello che è. Sì, è un trenino, con i passeggeri sopra, le caselline, le case. Tanni, ma che regalo, mi piacciono molti i colori, devo dire, questo dorato che risalta così, mi piace molto. E allora, andiamo ad aprirlo insieme, cominciamo dalla casellina numero 1, la troviamo? La troviamo qui. Possiamo vedere che aprendo la casella c'è una frase, appunto è un indizio per darci idea del prodotto che troviamo all'interno. E infatti troviamo, perché qua c'era scritto Sublimezzo Lips, e troviamo un rossettino. Allora, sì, è molto leggero, è molto. Lo troviamo il rossettino o è vuoto? No, lo troviamo. Lo troviamo. Questo è il colore, però il pack è veramente le plastica. Le plastiche, è molto leggero. Vi faccio uno swatch. Molto bello. Le colore. Comunque mi piace molto questo colore. Ovviamente è Douglas. La colorazione, non lo sapremo neanche, no, il rossetto di Douglas, un lipstick di Douglas.
Cominciamo bene comunque, il colore mi piace, un lipstick fa sempre comodo, abbiamo 2000, la casellina numero 2 e qui vicino alla numero 1. Ok, e andiamo a trovare l'esmal pen rosso, quindi ci dà l'idea del Natale. La colorazione è questa, 285. Poi la casellina numero 3, eccola qui. Per l'applicazione, per un'applicazione precisa del lip. Ok, troviamo un pennellino. È un mini, ma fortunatamente non è un mini pennellino, è un mini da viaggio. Nella casella numero 4, che è qui, è qui, ha una matita, un eyeliner. Una matita, labbra. Vediamo, swatchiamo le color. Non è morbidissima, ma ha una certa scrivenza. Forse così si vede meglio. C'è una leggera differenza tra il rossetto e la matita. Non sono proprio dello stesso colore. Troviamo le NOM, credo di aver individuato il nome e la colorazione, quindi 02 Soft Maui, credo che sia. Questa è la colorazione, una lip liner. Siamo arrivati alla casellina numero 5, che è qui. E troviamo... non avevo capito molto bene, sono delle limette, delle piccole limette che si staccano ovviamente all'uso da viaggio, quindi come quelli che si trovano negli alberghi, nelle stanze dell'albergo. Vabbè, simpatico, da viaggio ci sta, dai. Servono sempre delle lime, poi sono rosse, quindi Douglas, appunto. Nella casellina numero 6, che è qui, qua facciamo le acrobazie del calendario, che sembra abbastanza grande, ma io non voglio farmi illusione. Guardate voi. Andiamo a sbocciare qualche colore insieme. Allora, lascio i colori senza la pellicola protettiva. Andrei a sbocciare questo e questo. Questo qui, ok, e questo, mentre questo qui. Ok, è questo. Proviamo i matte, proviamo gli opachi. Sto provando questo. Magari stratificando. Si vedono perché no, ma non sono magari molto intensi. Ecco, gli opachi sì. Cioè, non ho preso molto colore, eppure. Sì, questi swatch fatti così. Vabbè, in ogni caso sì. Sì, ok, una palettina, alla casella 6, già una festa alla casella 6, una palettina, molto bene, questa è la parte dietro, grazie, c'è già alla 6, una paletta, interessante, la casella numero 7, la casella numero 7, non pervenuta, 22, eccolo qui. La casella numero 7 si confondeva un po' il colore con
colore del numero. Certo, devo dire che ad intuito poi si aprono le serie, perché non sono, si perdono i confini della casellina nei colori, si perde, quindi ad intuito. E troviamo un qualcosa, non si chiude la serie, ma un qualcosa, un pennello, ok, un altro pennello, così, ecco, un altro pennello, la grandezza è questa, ecco, come devo dire, un pennello, vediamo un pennello, ecco, e questo, metà pennello, il figlio, metà pennello, però insieme all'altro, ecco qua, siamo a due. Come il calendario appunto riprende il colore del calendario, qui c'è il brand, il nome del brand, quindi siamo a due. Poi casellina numero 7, abbiamo detto 8, la casella numero 8 è qui. È lunga, quindi abbiamo una matita, occhi. È così. Penso di sì, penso che sia una matita occhi. Stavolta stavo guardando il culo della matita, questa è una matita occhi, infatti. La sbocciamo, scrive subito, proprio morbidissima, guardate, proprio morbidissima, quindi di questa ne sono veramente felice. La mettiamo qui e la perdiamo, nomeando di quello che c'è. Casella numero 9, eccola qui. Uno specchio, no, lo faccio vedere così, è uno specchio, è bello, il colore è molto bello, è un rosa pesca salmone, però nel cofanetto estivo di giugno, quello che sembrava un trolley da viaggio, ci ha sorpreso lui. 9, la numero 10 è qui. È un lip gloss, è un lip gloss oppure glitter pink. Interessante questa cosa, è confezionato qua, attacchiamo tutto, molto molto bello, ma è un prodotto labbra? Cioè, io credo sia un prodotto labbra perché non si asciuga. Ha un leggerissimo profumo di rossetto. Sì, ok, quindi credo sia un lip gloss. Non lo so, correggetemi, ditemi voi. Glitter pink può essere usato per tutto. Occhi, labbra, qualunque cosa. E nel frattempo mi sono scordata dove eravamo arrivati. Casella 10. 10, ok. Nella casella 11, che è qui, troviamo un altro smalto verde. Dai, per richiamare l'albero di Natale, il verde dell'albero di Natale. Certo, è un colore un po' strano. Sì, hai ragione, te lo tolgo. Ecco, è un colore un po' strano, ma bello, un bel verde. E il numero è questo, 535. Mi piace questo colore, molto bello, anche se io non utilizzo, come sappiamo, lo smalto, però un colore particolare. Numero 12 è qui. Ah, ok, troviamo un altro illuminatore. Che cos'è questo? Sparkling look in the bleak. Oh, allora, questo è un eyeshadow, un ombretto liquido, almeno qua ce lo dicono che cos'è, quindi forse anche quello, non lo so, vediamo un attimino lo scovolino che si presenta.
Ok, allora non è il negativo lo scovolino, perché è come quello. Oh, è bellissimo. Qui c'è qualcosa. La scadenza c'è. E il numero? Però, credo siano. Questo è un ombretto liquido, c'è l'indicazione nella casellina. La casella numero 13 è qui. Oh, bello, questo mi piace. Questo mi piace molto. Una sponge troviamo. Normale, con la punta, non ha tagli particolari dietro. Così, morbida, senza essere bagnata, quindi mi piace. Ok. Poi, la 14 sull'albero, eccola. Troviamo un'acqua, micellare. Troviamo un'acqua micellare. 30 ml il contenuto. Essential. Ok. Poi nella casella 15, che è qui, troviamo uno scrunchie rosso, quindi già io li utilizzo quando mi lavo la faccia, quando sento caldo, quindi va bene, comodo. E poi è rosso, è in velluto, ok, anche questo. Cioè, diciamo che forse anche questa palettina è pensata per il Natale, come quella dell'anno scorso. Mi sembra uguale, mi sembra molto uguale. I colori forse dall'interno no, però diciamo che forse queste cosine sono pensate per il Natale. E in ogni caso sono dei prodotti rossi, lo smalto anche è rosso, quindi va bene, dai, la richiamata Natale dove sia. Poi nella casellina numero 16 c'è la forma proprio, non so se la riuscite a vedere, eccola, in controluce, non c'è neanche bisogno che ve lo dico cosa c'è qua dentro, no? Nella casella numero 16 c'è uno smalto, però questo è trasparente, quindi lo utilizziamo. Ok, un top coat, qualcosa coat sicuramente sarà. Certo, si vede il riflesso di tutto, ecco, forse così riuscite a leggere, a vedere meglio, sicuramente. Poi nella casellina 17, che è qui, no, sono le veline morbide, quindi sono le veline per asciugare, penso, però vedi anche questo è rosso, sì, e sono rosa, le vedete? Sono rosa, come per richiamare i colori del calendario, mi piace questa cosa, rosso e poi rosa, quindi queste fanno sempre comodo, soprattutto, vabbè, io non ho stagioni, è stato inverno, che comunque mi lucido sempre, quindi 17 e infatti qui c'è scritto no more shine, non so se lo vedete, no more shine 17, poi 18, ah, eccola qui, c'è la 18, quindi questo dovrebbe essere un prodotto labbra, un lipstick, un lip qualcosa, un lip liquid. Chiuso pure questo, l'ho staccato proprio con la forza bruta. Questo è il colore, un lip gloss satin. Che colore è? Satin. Ok, dà un leggero colore, non è molto forte, un leggero colore, ecco,
Satinato. Ok, quindi un prodotto per le labbra. Qua c'è Rosy Wood. Questo credo sia il nome. Ok, e questo è il colore. Poi, quindi nella casellina 19, eccola qui, non so se vedete la forma, ecco, una spongia non può essere, quindi un po'. Cioè no, può essere anche una spongia più piccola, perché può essere, però. Ah, ecco fatto. Un puff. Beh, è molto bello, molto soffice. Non so se riesco a farvelo vedere. Ok, in velluto. Ah, questa forma va a finire appunto a punta per arrivare bene al contorno occhi. Più o meno sì, questa è la grandezza. Ecco. Comunque molto molto morbida. Questa mi piace moltissimo. È rossa, quindi anche qui per il Natale rossa. E pensavo questa cosa con lo scrunchie, tutto rosso, rosso, rosso Natale. Nella casella 20, era 19, giusto? Datemi un segno. Sì, era 19. Nella casella 20, che è qui, è sottile e lunga la forma, e quindi sarà un altro modello. No, 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 no. Un eyeliner? No. Sì? Una matita? Ah, ma non è nera. Oh sì? Sì, è nera. E quindi? Cioè, qual è la differenza? Che questa è così e l'altra... Niente, una matita nera. Perché due allora? Cioè, non me lo spiego perché. Ok, abbiamo una matita. Però, qua appunto c'è scritto che ha una durata di 24 ore. 24 ore. Quindi, un'altra matita nera. Vabbè, ok, grazie. La 21 è questa qui. Sempre sottile, lunga, ci sarà un altro pennello perché ormai sempre a tripletta arriva in genere nei calendari, quindi io me lo aspetto. Eccolo, eccolo. Va bene, questo è sempre comodo per le sopracciglia, bellino. Qui c'è appunto la scritta Douglas. Ok, pennellino sopracciglia, Beatrice. Certo, alla 20, alla 21, alla 22, 22, 23, 24, dacele belline però per favore. Allora, la 22 è qui e proviamo sbrilluccinamenti, vediamo. Questo dovrebbe essere sparkling, sicuramente. Douglas, quindi questo sarà per gli occhi, per le labbra. Ora lo proviamo e lo sentiamo nella consistenza, lo capiamo se è per gli occhi, per le labbra. Allora, questo è il colore, è molto bello. Questo è il colore, questo qui. Qui c'è scritto Douglas. Ok, questo è ombretto. Ombretto, quindi questo e questo sono ombretti. Questo invece è per questo e questo invece sono per le labbra. Tipo prima mi metti questo e sopra ti metti questo. Ok, poi nella casella 23. No, Douglas, meno male che me l'hai messo nella 23. Nella casella 23, non so se vedete la forma,
Ma lo sappiamo, io non ve lo dico. Questo è... Ecco fatto, che così potete leggere. È un olio per cuticole. Ok, non lo uso molto però, chi lo usa? La 24 è qui. Sì, il calendario arriva al 24, quindi questa è l'ultima casellina, ho dimenticato di dirvelo. Ok, e nella 24 troviamo un mascara, lo stesso mascara dell'anno scorso. Vediamo, sì, lui è. Two is milk one. Allora, questo era quello che uso? Ma non ricordo più. Ok, questo è lo scovolino che mi piace, quindi non mi ricordo se l'ho già provato. Sembrava chiuso bene, quindi forse non l'avevo neanche aperto. Quindi al 24 è mascara. Allora, nelle mie considerazioni, io devo dire che è plastica. Questa è plastica, però va bene. Dico, il prezzo, cioè non ce lo dico. Ah, non ve l'ho detto, 32,90€. 32,95€. Comprato da Douglas, il prezzo è 32,95€ se non sbaglio. Poi ve lo lascio, così andiamo sul sicuro. Dico, c'è un buon quantitativo di make-up, anche qualche accessorio, troviamo i pennelli, c'è qualche prodotto magari che c'era anche l'anno scorso nella casetta che io ho qua sotto. Per esempio il mascara c'era anche l'anno scorso, lo smalto, questo c'era anche l'anno scorso. Il calendario mi è piaciuto, spero sia piaciuto anche a voi. Ci siamo appunto, tranne qualche accessorio, che comunque a parte due, diciamo lo scrunchie e le limette per le unghie, tutti gli altri accessori che andiamo a trovare sono comunque per il make-up, perché c'è un puff, una sponge, le veline nel caso in cui ci si lucida, i pennelli occhi, quindi comunque gli accessori sono per il make up. Devo dire che mi è piaciuto il calendario, soprattutto per il prezzo contenuto. Douglas, nel suo calendario brandizzato Douglas, è l'unico che finora non ha avuto un prezzo aumentato rispetto agli anni scorsi, perché per esempio Essence, Catrice no, ma Essence ha un leggero aumento, l'ha fatto. Anche Douglas nel multibrand qualcosina in più l'ha fatto, mentre in questo ha mantenuto il prezzo come l'anno scorso, per cui rapporto qualità prezzo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao.